Sesta giornata alla Sana Zero League, si affrontano sezione di contro sezione i un po' rimaneggiati uomini di Allocca. Molti rinforzi contano tra la loro fila, ma giocano comunque per ora 6 contro 8. Vedremo se la D riuscirà a continuare il trend più che positivo di quest'ultimo periodo. Cambiata la gestione Mariconda, un pareggio e una vittoria per i ragazzi della D. Si chiama questa gara. La palla che resta lì, non riesce il tapin. Deo, attenzione, la palla è buona per Milo Parisi. Palla allontanata poi da Pacanta. Palla dentro, occhio Deo. Parisi si mola, un paratone questo. Ancora il secondo palo, c'è il colpo di testa di Milo e ancora Parisi. Che occasione della sezione I. C'è Deo sul dischetto contro Parisi. Attenzione, va Deo! Riesce a spiazzare Parisi ed è 1-0 per la sezione I. Cerca ancora Breglio. Breglio la tiene in campo al centro. Gaeta allontana. C'è Abezzuoller, prova! Mamma mia, il tiro al volo di Abezzuoller. Gaeta si trova a parare contro il suo compagno. Ancora Abezzuoller. Zona tiro, Abezzuoller col destro, ancora Gaeta dopo la deviazione. Palla su Allocca, è buona invece per De Luca. De Luca morbido, cerca Breglio di testa, ben posizionato, gira e non riesce però a trovare lo specchio alla porta. La finta di Deo favorisce Mariconda, prova il destro, Gaeta fuori dai pali, arriva il gol del capitano. Il gol dell'1-1, il pareggio della sezione D. Il tiro alla rete. Il gol del 2-1 della sezione I. Si riportano in vantaggio gli uomini in casacca gialla. Si interrompe così il primo tempo sul punteggio di 2-1 per la sezione I. Eccoci nella ripresa, 2-1 per la I contro gli uomini di Mariconda, che è andato in rete, ha trovato il pareggio per la sua sezione. Non è bastato però, è arrivata la firma di Mantova che ha riportato in vantaggio i ragazzi di Allocca. Seguiamo questo secondo tempo. Occhio alla ripartenza possibile, Deo, è tutto solo Milo al centro. Deo ancora, porta palla, Deo! Milo l'appoggia, facile facile in rete. E arriva il gol del 3-1 per la sezione I in apertura di secondo tempo. Allocca la palla dentro! Prova il tap-in Milo. Stavolta è meno fortunato, non trova la rete. Grazie. Palla in profondità, Serpico di testa! Prova la spizzata. Palla fuori di un soffio. Sul dischetto c'è Chiarelli. Fabio, lo dirò io. Va Chiarelli col mancino, palo rete ed è 4-1 il punteggio per la sezione I. Breglio, attenzione, c'è Abezzuoller in area. Zona tiro, Abezzuoller batte Gaeta. Va a segnare il gol del 4-2, Federico Abezzuoller. Il gol dalla battuta di Fabio Deo. Parisi a vuoto. Arriva la rete subito del 5-2 della sezione I. Attenzione De Luca, zona tiro De Luca, la palla al centro. C'è Abezzuoller, il tiro e la rete. Doppietta personale, 5-3. Fede Abezzuoller. Mamma mia. Abezzuoller, zona tiro, la prova. Palla di un tutto. Milo, la progressione. De Luca, c'è Breglio, c'è contropiede. Breglio al centro persi, Serpico. Serpico la riesce a toccare. In estirata, ma non a segnare. Serpico
l'appoggia a botta sicura, il tap-in che sfiora la rete ancora. Attenzione, 2 contro 0, c'è Breglio, questo Lomanto va ancora l'appoggio a Serpico, no vabbè, non ci credo. Che lentezza della sezione di rubata la Mariconda, la ruba Mantova ancora stavolta. C'è Deo in volata, Deo, e poi Milo l'appoggia in rete, il 6 e 3, ancora tapin di Milo. Allora al centro, Breglio, deve solo calciare, Breglio alla fine deposita in rete ed è 6 a 4. Breglio zona tiro, Gaeta, mamma mia che parata, e poi Serpico se lo divora. Sto provando un attimo, questo è un po' di lindo, diciamo, lo so. Ragazzi, quello... Gol! Mamma mia! Che rete di Deo! Dall'alto opposto, Parisi non molto attento ed è il 7 a 4. Io direi proprio ora però, cioè no, non lo possiamo mai dire ora. Deo a tu per tu con Parisi e ancora Milo! La chiude lui, l'8 a 4 finale. Una vittoria importante per la sezione I. Sicuramente.